Cari amiche e cari amici, buonasera, sono le 19, non lo so, sì, 19:46 di martedì, devo andare a vedere sul cellulare, scusate, oggi cos'è? Martedì 23, allora, sembra passato un secolo da sabato, poi ve lo racconto di sabato, Adesso faccio una prova per vedere se il mio tablet ha ricominciato a funzionare. Allora vi sfoglio in questa posizione poco comoda per me, manco un po' per voi, mi sa. Ecco, il burdamaglia che ho acquistato la settimana scorsa, e qua ho anche i gadget, eh sì, perché grazie all'amica Roberta del canale Instagram, aspettate, com'è che si chiama? Il Tempio di Artemide, che mi ha mandato un messaggio, mi ha detto Lorenzo è uscito e mi ha fatto vedere il riassuntino, il sommario, eccolo qua. Ah, meno male, perché sennò non l'avrei comprato. Mi rifiuto ormai di acquistare qualsiasi cosa, a meno che non sia molto molto appetibile l'allegato o il gadget. Ecco, riviste incellofanate anche no. Oh, se non ho le garanzie, e la Roby è una garanzia, e quindi mi ha fatto vedere il riassuntino, il sommario, che non vi faccio vedere, se no vi tolgo tutto il sugo della cosa. E questi sono i gadget che li avevamo già visti, mi sa, sempre con Burda, non so quante puntate fa. Allora, non sono tutti uguali i colori. Quando ho chiamato la mia edicolante, ho detto per favore me lo metta da parte. Ho mandato copertine, stracopertine, perché non ci si capisce più niente con le riedizioni delle riedizioni di Kiss the Kill. Lei mi aveva messo da parte questo chiaro con un grigio. Mi sono opposta e ho trovato questo e l'ho preso. Sono un 50% lana, due gomitoletti da pochi grammi, 25 grammi. Quanti metri? 50 metri ognuno, di un prodotto che è 50% lana, 50 acrilico. Diciamo che l'acrilico si vede abbastanza, nel suo tipico luccichio, in questo ciclamino. Cosa ci si potrebbe mai fare, Lorenza? Vabbè, dei pompon che ve lo dico a fare. A me, guardate, di fare dei pompon con i filati super belli, lo so che diventano belli, ma un pompon, tanta roba. Magari uno mescola altri filati carini, qualche ciuffettino qua e là, e il pomponcino con il moschettone viene carino da agganciare qui, lì e là. Oppure causette per casa, quelle calzette da indossare con i zoccoletti morbidi o rigidi, come ce l'avete, insomma, a pianta libera, diciamo, insomma, di quelli che il piede lo aregiano abbastanza. Perché? Perché l'alta percentuale di acrilico, a parte non scaldarvi, non trattenere abbastanza il calore corporeo, diciamo che non fa traspirare il piede. E quando le percentuali di acrilico sono molto alte, a contatto col corpo, i capi siffatti, fanno emettere e si impregnano di odorini poco gradevoli. Vedi le ascelle, vedi i piedonzoli, anche i cappelli, i cappelli sanno subito di testa, come si suol dire. Però delle causette da casa, ma anche da letto, insomma, o da queste calzature abbastanza libere. Una cosina così, male non mi ci trovo. Poi, se voi fate anche capi d'abbigliamento, io la penso come la penso. Sono bellini, certo, questa luce lo fa davvero fluorescente. Ed ecco fatto che per la modica cifra, per modo di dire, di 6,90 € abbiamo la rivista e due gomitoletti. Allora, tra l'altro vi ricordo che Burda, come mi sa anche altre riviste, è diventato un quadrimestrale. Scusatevi, no, con tutti questi pollini. Quindi il prossimo numero noi lo avremo. Dov'è che ce l'abbiamo scritto? Da qualche parte? Dov'è che l'ho letto? L'ho letto, Aspettate, che non lo voglio. Allora, il 2 settembre, quindi questo numero qua sarà il numero della primavera e dell'estate, ecco, e anche di inizio autunno, perché a settembre, se noi vogliamo indossare delle cose, quanto siete svelti voi a trafficare con ferri ed uncinetti? Mia tanto. Allora, e siccome la Roby mi ha fatto vedere, ho detto ne vale la pena, e abbiamo, c'è già stato un... Siamo già sfogliate con un'amica che sabato si è data malata, poverina, ma è ancora malata adesso, la vedrò domani mattina.
Ecco, già abbiamo avuto questo scambio. A me piace, a me non piace. A me piace questa maglia così scacchettosa con questi scacconi verde scuro e bianchi. Sì, fa un po' palio di Siena, è molto ippica. Però mi piace, diciamo che non tanto con i calzoni, ma con le gonne, una gonna lunga bianca che mi piace un sacco. Bella, bella, bella. Ecco, una maglietta così ce la vedrei. Certo, è bella spessa, magari con una t-shirt dalle maniche lunghe sotto quando l'hai freschetta, sai, perché io non amo vestirmi d'estate con la maglieria fatta a mano. Cosa vedo? Perché so caldo, caldo mi toglierei anche la pelle, quindi viaggio con del jersey molto sottile o con il lino che te lo metti, lo lavi, si asciuga. Vale, vai, sei quello vero, eh? E quindi, però qualche cosina ogni tanto, sono quelle che mi durano di più, tra l'altro, perché le indosso poco a stagione. Ho dei capi abbastanza datati, tra l'altro neanche fatti da me, no, qualcosa fatto anche da me. Io d'estate, ad esempio, mi sono divertita a creare delle applicazioni a crochet su dei vestitini. Ecco, ho fatto delle borse, quello che sì, ho fatto delle canotte a Camilla. Camilla, ecco, mi diverto. E lei le porta anche spesso queste cosine qua, la mamma o la lana o il lino. Ho qualche cosina, qualche cosa ce l'ho. Questa maglia mi piace, me la farei di lana o più misto non acrilico, me la farei, che ne so, misto cotone, qualcosa di bello. Oh, poi qua cosa ci è piaciuto sfogliandolo con grazia? Ci è piaciuto questo golf realizzato a teli, perché lo vediamo dalla cucitura, promosso da Lang. Questo è stato realizzato, fa parte della collezione primavera-estate Secret Garden di Lang. Mi piacciono tanti i colori, ecco, questo stile di magliette di golf mi piace un sacco. Ecco, mi piacciono veramente tanto. E in mistolino o in Shetland mi piacciono da morire, in canapa, che belle. Poi mi piace molto anche questa, la trovo deliziosa. Allora, iniziamo a notare che cosa, sia in questo capo che in questo, a parte, va bene, una certa coerenza di gambe di colori che male non fa alla rivista mentre la sfogliamo, ma manca ai nostri occhi, almeno per me, eh. Ecco, notiamo che ci vengono proposti dei filati autoriganti, e quindi cosa significa? Significa che per fare un cambio di colore, per ottenere un cambio di colore o di sfumatura, non serve il nostro impegno e intervento, ma è il filato che ci propone i suoi intervalli. Questa maglietta mi piace tanto, così come mi piace anche la camisetta, beh. Oh, il riassunto non ve lo voglio far vedere perché sennò che senso, che gusto c'è? Oh, volo leggero, è bella consistente, vedo degli spacchetti, BC Garn, Semiglia Grosso, Gozzi, Semilla o Semiglia, ma chissà. Ah, lavorate cose, spacchettini sui lati, e io la trovo carina, mi piacciono gli scacconi, a parte che mi piacciono i quadretti, mi piacciono le righe, anche i puan. Oh, qui abbiamo una canotta. Ecco, in questa canotta vedete che non solo ha questo accenno, questa presenza di buchini che definiscono due triangoli con l'effetto pence, quindi che va a enfatizzare la forma del seno un po' a te, come queste cose che enfatizzano alcune parti del nostro corpo, a me ciasano. Non mi piace questa cosa qua che mette in evidenza il seno, così come non mi piacciono le lavorazioni centrali che corrispondono alla spina dorsale. Mi impressionano, ma ci sono ad esempio anche dei guanti, mica ce l'ho solo io, Efisime. Non mi piacciono neanche guanti e scaldamani che hanno delle lavorazioni molto a rilievo che mi vanno a ricordare tendini e vene. E quante ne abbiamo viste negli anni scorsi? Mi fanno paura, non mi piacciono, non mi piacciono. Il punto è molto carino, se vi piace, per carità, mica dovete darmi dar retta. Mi piace molto la camicetta con queste ruche tutto intorno. Bella la riga azzurra e bianca, anche il berrettino da marinaio. Ma ve lo faccio vedere male, perché io ve lo racconto un po', poi ve lo godete di più se ve l'andate a comprare, se vi piace, se vi interessa. E se non vi piace, amen.
Intanto non ho nessuna percentuale. La canotta non mi dispiace, come motivo. Ecco, l'unica cosa che questa cosa qui ne mi sa quella. Oh, eccolo qua, l'autorigante tralala che avevamo visto da qualche parte. È quello di copertina? No. Che Lorenza, ma non l'hai vista? Eh no, io ho poca memoria. La gonna, balze cucite, mi piace tantissimo. La voglio. E gonnelloni, ma te c'hai caldo? Sì, io gonnelloni d'estate, gonnelloni e calzoni. Vestitini per casa, che quando c'ho caldo dovreste vedere, sono una pazza in giro per casa. Allora, anche qua vedete un filato autorigante, una maglia realizzata da destra verso sinistra in verticale, quindi in orizzontale, e tutto questo spiegamento di particolari, di colori, anche di inclusioni, mi sa, T-shirt dalle spalle scese, sì, questa, abito bababà, lang, quella roba lì. Paradise e il filato, canotte su canotte che sarebbero poi gilet in pratica, che io amo e adopero tantissimo i gilet, mi piacciono un sacco, ma da sempre. Qui abbiamo un effetto spazzolato nel filato, e che cosa sei tu non si sa, cioè lana grossa, si chiama per fortuna Gots, vabbè, camicetta adorabile, gonna paillettosa, oh mamma santa, che sono quelle che ci grattano, cioè il singhiozzo, vabbè, comunque avete tanti modelli di canotte alias gilet. Adesso mi attacco col singhiozzo, povera me, non l'ho fatto bene, l'ho ostacolato, ci abbiamo un'altra parte? No. Oh, qui abbiamo una blusa che è un po' poncio, che è un po' cappa, carino, sempre autorigante, abbiamo un filato di Rico Design, È carino il basco, l'insieme non è male, a parte le scarpe a punta col tacco che mi fanno già male i piedi a guardarla, bello quel fondale messo di traverso, è il mare di traverso, guardate, non ci aveva mai pensato nessuno, chissà se lo hanno fatto questa cosa qua, se se ne sono accorti e hanno semplicemente voluto così dare uno spunto di colore in verticale, o se avrebbero voluto la cosa ribaltata, perché è buffa questa cosa, perché abbiamo la spiaggia, il mare e il cielo in verticale, chissà quella cosa lì. Oh, qui abbiamo una strana gonna, e questo effetto l'abbiamo visto parecchio nella maglieria, nella scialleria dei mesi scorsi, vedete questo effetto ripreso, che non saprei come definirvelo, anido d'ape. Oh, qui abbiamo una maglietta bianca e nera con questa camisella qua, con questa maglietta lilla. Ah, ti piace Lorenza? No, questo contrasto non mi piace, perché un conto un accenno e basta nella gonna, ma quel contrasto deciso così, queste dimensioni diverse delle righe non mi piacciono. La maglietta invece la trovo carina, poi tra l'altro è corta, falla lunga, non ci vuole niente, neanche a rendertela un pochino più svasatella, ecco, se hai bisogno di altri volumi o di allargarla un po', a parte che avrete dentro le taglie. Mi piacciono tantissimo i motivi che si concentrano sui laterali delle maglie, e qui è bellino che l'abbiamo poi ripreso nelle manichine, mi piace molto anche lo scollo, sicuramente sarà un capo a linea corta, sarà un capo a pannelli, abbiamo un bel cardigan, qui abbiamo un lino, solo lino, guardate, ogni volta che leggo lino o che mi si pare innanzi su Instagram, il linificio canapificio nazionale, io penso a certi lini e li vorrei vedere, vorrei certe persone con i prodotti che hanno targetato, che non li hanno prodotti, li hanno semplicemente modificati nella confezione, no? Da tanto hanno ridotto, ecco, sta piovendo, e hanno messo cartellini a caso, che poi ci sarebbe bene una bella Z qua e là. Ecco, lì vorrei fare un bel corso accelerato, che poi sapete non serve fare corsi accelerati, serve semplicemente di replicare nelle proprie etichette quanto si legge sulla propria fattura, e quando si è pagato e si è comprato, gli hanno detto questo è quello, costa tot, e avranno ragionato se poteva essere mai conveniente, competitivo o meno, no? C'è proprio da fare tante storie, non serve un chimico quando uno va a acquistare filati, se, a meno che non vada sotto un ponte ad acquistare filati, così pancarelle un po' così, sotto i ponti, ma vabbè. Comunque qua abbiamo lana grossa con questo bel motivo, con questa manichina corta,
Non vedo la cucitura della manichina, quindi eccolo qua. E questa è una manica, diciamo, sì, spalla bassa, ma di quelle che probabilmente sì, hanno l'aumento a un certo punto, no? Io le faccio spesso quelle cose, mi piacciono un sacco, che poi non le faccio mai secche, faccio un po' di stondatura e poi tu aumento tutto un tot di punti insieme. Oh, questa è la maglietta che abbiamo visto all'inizio e mi piace molto. Questo filato lo trovo curioso, che crea questo effetto sfilato, ajour direi, e nella parte, vedete, dove c'è il punto allungato o che se è sfilato, perché la lavorazione è in orizzontale, quindi dalla manichina, punfiti, è nel punto in orizzontale che noi adesso vediamo in verticale. L'accenno bicolore oppure quella presenza più scura che è in questo strano filato si nota tantissimo. Anche questo è un autorigante, quindi notate l'arancio qua, un'altra variazione di colore più scuro qui. Vi piace? Non vi piace? Mi piace, mi incuriosisce, diciamo, lo vorrei vedere, lo vorrei toccare, mi incuriosisce il filato. La colorazione magari vedrei, ne vedrei altre. La camicetta mi piace tanto. Oh, anche i sandaletti, ma mamma mia, sti tacchi, sti sandali di legno con i tacchi alti. Oh, qui vedete che è tutto molto green, questa parola terribile, terribile. Allora, qui abbiamo un cardigan che non è un cardigan, ce lo spiegheranno magari nelle spiegazioni. È bellino questo motivo traforato ed è un crochet. E piripi, e per. Oh, qui abbiamo una sciarpa, uno scialle, dipende dalla lunghezza che voi poi vorrete realizzare. Questo vestito mi fa sentire male perché a me, vedete, anche queste baschine qua che usano da una vita, ogni tanto si ripropongono, no? Mi ricordano i tagli cesarei di quando ero bambina, che al mare ne vedevamo tanti, soprattutto se erano freschi, poveracce, ste mamme, ste panze. Mi ha sempre fatto un'impressione, poi stanno bene a poche, eh. A me adesso mi ci manca solo di evidenziare una certa rotondità molliccia che ho della ciccia. E vabbè, qui abbiamo un filato che sembra un po' come quello precedente, è un filato catenella. Ah, sì, è un filato catenella o tubolare fitto. Di che cos'è? Non si sa. Lily Sidonio jeans, filato fashion cotton double. Printed cake, vabbè, tutte queste cose. Belli i capelli di lei, mi piacciono un sacco. Voi li vedete un po' più spenti, grazie alle luci che ho qua. Anche il ring acceso, il lampadario, la luce che pende e il tablet che mette tutta una luce sua. E piove, santa pace, piove, non c'è niente di steso, no. Allora, qui abbiamo un motivo che, ecco, anche questo mi è piaciuto, con questo effetto di sfilatura centrale. Queste quasi foglie, o sono proprio foglie, mi piace tantissimo. Qui ci sta bene un filato un po' croccante e morbido al tempo stesso, quindi non lo so, del lino, della canapa mista qualcosa di più morbido. Bellissimo, eh. Chissà cosa, con cosa ti hanno fatto. Aspetta, di chi, blusa, su QVC, la blusa. Ah, la camicetta, ma dai, della Osterma, alpaca e cotone, cotone. Bellissimo, è bravo, una mischia che userei, bellissimo. Ah, lui è interessante. Allora, queste forme di golf così, vedete che si allargano, stanno staccate, dove l'accenno di manica scesa, che vedete che è sagomata, lo vedete da come è inclinata la linea, no? E poi abbiamo la ripresa delle maniche o le maniche fatte a parte cucite, chissà chi lo sa. Sta molto bene questa linea a chi non ha il punto vita e tende ad avere le braccia un po' rotondette, il seno anche abbastanza abbondantello, comunque assenza di vita e fianchi stretti. Allora, queste rendono a questi corpi giustizia perché mettono in evidenza le gambe slanciate, anche se non si è particolarmente alti, e il bacino stretto. Se lo metto io che ho il bacino largo e anche il punto vita stretto, sappiatelo. Le braccia ce l'ho, adesso non sono magrissime, però insomma.
e non ho più tanto seno, per fortuna mia, che quando ho perso i chili, quando ho iniziato questo nuovo piano alimentare, ho perso tutti quelli, quasi tutti quelli che ho messo su con la gravidanza, no, con la menopausa 20 anni fa, quasi. Santa pa, 20 anni, mi sa, devo fare i calcoli, 19, 20 anni saranno a gennaio, mi sa, che sono in menopausa, boh. Vabbè, comunque. Ecco, a me non starebbe tanto bene. Allora dovrei rendere un po' meno largo il golfo, un po' più cortino, però è bellino, mi piacciono tanto queste maglie. Così come non mi sono mai stati bene i vestiti alla Charleston, proprio per la mia fisicità mediterranea, e non tedesca, già. Oh, qui abbiamo una maglietta senza maniche con vedete, un effetto scollato assai dalle ascelle e i volant laterali. Non so, guardate, a me ne ciasano queste cose qua, ma se vi piacciono. Oh, vi piacciono i calzoni? Sì, io li voglio così, larghi a tubo, anche più lunghi magari. Ecco, qui l'acqua in casa. Ecco, avevo un paio di zoccoli di cuoio e di legno, bellissimi, anni 70. Ma che belli che l'ho trovati su una bancarella nuovi di pacca, eh. Ci ho preso una storta, ma è da ferma, eh? Ero in una libreria, ero andata a visitare la mostra di un amico d'infanzia a Sarzana mentre avevo un'esposizione lì. Ero ferma, non so cosa è successo. Mi sono trovata seduta per terra dopo aver preso una storta su questi cosi. Mi aveva appena detto Nicola: ma che belli i tuoi zoccoli, perché ci ricordava la nostra gioventù, no? Quando facevamo casino tutti per Pegazzano, che eravamo bambini. E sì, come no? E poi ho preso una testata anche. Le gambe aperte per terra, così come un Pinocchio accasciato. Ci ho suonata come non vi dico. Santa pace, santa pace. Mi piacciono i tacchetti, ma non ho più la caviglia destra che me regge. La maglietta è carina, una maglietta semplice, un bel colore, bella, sottile, ma manco, guardate. Le farei queste cose, mi piacciono, se me le fa qualcun altro, ma la farei di lana. Ecco, siamo sempre lì. Cotton fill, vabbè, bisogna vedere. Le camicie mi piacciono. Le camicie. Ah, qui abbiamo un golfino molto anni 70. Allora, la curiosità di questo golfino, sapete qual è? Adesso io non riesco a farvela vedere benissimo, però qui si intuiscono delle lavorazioni. Il collo è arrotolato, non vediamo da nessun'altra parte la lavorazione, quindi o qui Houston abbiamo avuto un problema e la molla lì così, perché ha senso fare questo lavoro che sul rovescio si vede, non si vede, ma che si vede? Quindi qui o ci siamo persi l'opportunità di chiudere un collo, oppure il collo si è arrotolato e qualcuno non lo ha considerato. Però sarebbe carino andare a spulciare poi le spiegazioni. È carino questo golf, molto anni 80. Eh sì, anni 80 sì, con le manichine così un po' cortette, che ecco, tenute così mi fanno ridere. Le tirerei su sul braccio, se no lì mi viene da tirarle verso il polso e divento stupida perché divento male. Oh, altre camicie che mi piacciono, dolcezze, delicatezze, che sì, qua mi sembra una cucitura, chissà, o potrebbe anche, no, allora, pull con bordi high cord, bellissimo questo celeste, mi piace la camicia col polsino così a nastrino, bello, carina tanto, carina assai. E chi c'è qua? Designer in Lush, bla 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 bla. Vabbè, comunque abbiamo un filato hobby. Cos'è? Di che cosa sei tu filato? Non ce lo dico, non ce lo dico, non ce lo dico. Sarà di mohair, misto mohair. Speriamo che ci sia il mohair. Chissà. Oh, qui abbiamo un cardigan fitto fitto con delle nervature che non si vedono molto, si intuiscono. Vedete, ce l'abbiamo qua sulle spalle, maniche lunghissime. Bel cardigan, eh. È bella la nervatura sulle spalle, anche lì con grazia abbiamo detto: ma questa nervatura come l'avranno fatta? Come, qui, boh, sto riprendendo sotto, e qua con la cucitura a tre ferri facendo combaciare i due rovesci invece che i due dritti, chissà, non lo so perché non l'ho letto. Io me lo gusto un po' alla volta. Altri autoriganti, un bel cardigan. Mi piacciono questi colori, mi piace l'arancione. Poi questo punto è molto bello. Bello il completo che ha sotto questa tipa. Belli questi colori vitaminici. Qui abbiamo un filato di lana grossa, Silk Hair Print.
Quindi Silk Hair è un filato soffiato probabilmente, o ingabbiato, chissà chi lo sa. Allora, espadrilles, oh, questi motivi a V invece, quando sono ampi così, con un accenno di collo che non è proprio, è un po' ovale, non è proprio tondo, non è proprio alla marinara. Ma ciao, questo golfino, l'ampietto così, queste proporzioni, mi piacciono tanto, che poi sono quelle che non riusciamo mai a fare quasi tutte. Ci piace e poi non capiamo mai quanta percentuale in più o in meno, perché non è sempre uguale, dipende dalle dimensioni del filato, dal carattere del filato, quindi, oh, che palle, non riuscire a capirsi subito. Oh, qui abbiamo un completo, abbiamo una gonna autorigante. Ecco, quando abbiamo degli autoriganti, dove ogni colore si manifesta per così abbastanza centimetri, ricordatevi che li potete isolare. È vero, fare tanti gomitolini suddividendovi i colori, E poi li potete gestire voi alla vostra bisogna, ecco, e ottenere l'effetto che decidete voi. Immaginate uno scaleno dove siete voi che decidete come deve proseguire la colorazione. In tessitura poi una mano santa, quanti non fate di queste cose qua. Ah, bellino, questo è un filato interessante con linen, quindi abbiamo del lino, mi piace a me la mano del lino, quello vero, ecco, quello che non ha bisogno di vestiti luccicanti addosso e anzi li sputa via. Ruder Rivoli, bellissimo. Questo filato mi piace, ricordatevi che se c'è lino il filato non è elastico, ecco, quindi bisogna fare tante belle considerazioni. È un difetto? No, è una sua particolarità. Qui abbiamo una sciarpa carina, anche qui potrebbero essere degli autoriganti, come ecco, quando abbiamo dei filati molto sottili in tanti colori possiamo crearci lo spessore desiderato, l'effetto chiné e divertirci. Qui abbiamo una borsa a crochet, che ne abbiamo viste di meglio, Sinceramente, bella questa tuta. Non è una tuta, no? C'è l'elastico lì, ma mi sa che è una blusa appoggiata, bellissimo. Passati i tempi dove potevo stare bene con questa roba, Oh, qui abbiamo un golfino crochet, un golfino cucito. È proprio, mi sa, eh sì, lo vediamo qua sul laterale che è cucito. Le righe si compongono tra il davanti e il dietro un po' così come va. Anche questo è un filato, un bel autorigante che noi possiamo isolare perché sapete, no, che il crochet ci chiede più movimenti e ci mangia un po' più di filo, ci dà pezze più spesse. E quindi sì, questo è un filato che si lascia isolare, però a me l'effetto nella maglia crochet che lui mostra mi piace tantissimo. Allora, tu cosa sei? Lana grossa, filato 12, mi piacciono, oh, gli sandali pelosi, tutti aperti, mi fa morire. Ecco, io mi ammazzo anche da queste cose qua, perché anche se c'è la zeppa, ma solo un minimo movimento laterale, a me mi sfracagna la caviglia, parlo parte, non ho proprio un piede che sta fermo. La gonna, vestito, quello che è, mi piace, lo porteresti? Sì, ho bisogno di colori vitaminici, ce n'ho una voglia, ragazzi, piove, che palle. Qui abbiamo una minutissima grana di riso, grana di pepe, seme di pepe, non so come le chiamate dalle vostre parti, lo sento chiamare in mille modi. Anche qua autoriganti isolabili, invece qua abbiamo un sacchetto che sembra una simil, vediamo un po', sunshine, 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 no, ve la ricordate? Questi sono anni 80, quelli anni 70, chi lo sa? Ah, che filato sei? Non si sa. Comunque, Lang Paradise da una parte, copri borraccia, filato Wool Addicts, Sunshine Color, appunto Wool Addicts, vabbè, quella roba lì. Ma le fate voi le portaborracce? A me me la schiaffo in borsa così su un sacchetto di nylon, così non passa l'acqua. O nelle mille tasche, nelle mie borse mille tasche che ho. Oh, quadrati, quadri, scacchi, scacchi. Lavorati in orizzontale e verticale, vabbè, abbiamo della maglia rovescia che si alterna della maglia a dritto,
con un autorigante che ha anche inclusioni. Sono carini questi calzoni che mi ricordano le borse, quelle belle di Bottega Veneta. Non so perché quando guardo quei pantaloni mi vengono in mente le borse, quelle belle di Bottega Veneta. Carina la camicetta, che è uno spolverino, carino il ciabattino. Bello, vedete, un tema, i temi che hanno portato avanti in questa rivista quali sono? Autoriganti a go-go e righe, autoriganti, se non ci sono le righe le facciamo, e quadri, i quadri. Qua ci chiacchierano un po' dei motivi, dei filati che abbiamo visto presentare all'interno, così ce li studiamo un pochettino, andiamo a vederci anche i prezzi, se ci sono delle offerte, degli scampoli qua e là. Oh, qui abbiamo un gilet a crochet che fa un po' da spolverino, questo toppino in jeans, questa canotta in jeans con la cernierina da una parte sicuramente, mi piace, una gonnina sfrangiata così. Io le gonne di jeans le amo tanto, ce ne ho ancora due o tre che le metti? No, sì, le metto per stare in casa. Io mi sono diventate un po' cortette. Pantaloni che mi piacciono. Ecco, questa maglietta me la vorrei fare con un filato che mi ricordi un po' la paglia, ma che sia morbido, quindi un ingabbiato, una specie di cordino di seta, di seta cartacea, sì. Lo vorrei bello fresco, un po' di lino, un po' di robe così, carina anche la borsa, ma ecco, la maglia mi piace. Certo, lì quando si alza la ascella si vede anche l'anima di tutti i suoi parenti, però va bene. Borsa, vi piacciono queste borse, ma perdete le cose? Prima di farla andate a vedere da Tiger o chi per esso, insomma, in giro. Queste belle shopper in cotone o miste, stampate carine. La stampa la mettete all'interno, quindi rovesciate la borsa e la utilizzate come fodera, così non avete trasparenze. Cioè, se avete la trasparenza, fate dei contrasti con il filato che scegliete per l'esterno, magari appiccicate qualcosa qua e là che riprenda il colore dell'interno. All'interno, all'interno avete una fantasia e non vi scappa niente e nessuno sbircia quello che avete nella borsa. Oh, qui abbiamo una stola con un effetto di motivi ajour a crochet. Non so se vi piace. Vedete un po' voi, ci vuole un botto di filato qua. Lana grossa, filato elastico. Va bene. Oh, questo vestitino è delizioso. Allora, siccome io ho le galosce de cheval, che qui un po' di. Come si fa? Lorenza, ma anche però mi piace. Oh, svasiamocelo. Mettiamo in evidenza il nostro punto vita. Ecco, magari per non slabrarlo dobbiamo inserire la cernierina laterale. Ecco, così lo infiliamo e lo togliamo senza problemi. Su, se non vi va di cucire la cernierina, andate in questi negozi di cucito espresso, che chiedete prima preventivo, andate da tutta a chiedere preventivo, decidete, guardate se le cerniere vi piacciono e ve la fate mettere senza tanti patimenti. Vi fate il vestitino, se state bene col tubino, lo fate molto tubuoso, se sta meglio svasatino, ve lo fate imbutoso. Ci vuole mica tanto, un po' di buona volontà. Io lo metterei. Sì, mi piacciono. Una volta mettevo solo tubini, quando non c'avevo le tette, così sembrava veramente un fiasco, però facevo aderire all'interno dei miei tubini in jersey di lana le spalline di Valentino col velcro, rovinavo tutto, ma ti potevi mettere Wonder, ma che pa, io non li sopportavo già più i reggiseni. Sì, mettevo reggiseni morbidi, ecco, senza tanti imbottimenti, e poi mettevo quelle cose lì, certo d'estate, te sudano le tette, ti mangia quel poco che c'è, magari se ne avevi poco. Io a quell'epoca avevo già partorito, però per fortuna erano andate via quasi tutte. Va bene, è carina questa blusetta, mi piace. Ecco, gli zoccoli che mi ero presa erano come questi, ecco, un modello così, tutto di cuoio. Non so manco che fine hanno fatto, che figuraccia. Meno male che con Nicola c'era confidente. Cosa vi ho fatto vedere? Non si deve. Questa maglietta è carina. Ecco, queste ciabatte mi piacciono un sacco. Oh, i ciabattoni bassi così mi piacciono. Senza sbirrucci, bianchi, normalmente bianchi, li vedo belli gommosi, sboing, 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 mi viene voglia di saltare in giro per casa. Oh, questa maglia che ha delle maniche enormi, che peserà un quintale e mezzo, ci vorranno 800 euro di cotone, di filato, quel che è carina.
Mi piace, vedete che bellino lo spacchettino? E con quei vestitini a sottoveste di seta che si trovano in giro anche nei mercatini, un po' sfurfallosi, non necessariamente tutti aderenti, eh. Sta carino, una bella serata, eccola lì. Ti sei fatta il completino da sera per il mare, per il lago, per il fiume, per la pianura padana, per la collina, no? Per la montagna un po' meno, magari. Ecco, carino, mi piace l'incrociatino, che manicone. Io penso alle maniche, se è finito, non si affitta più. Maremma bella. Oh, un po' di lace, carino, golfino è molto carino. La camicetta mi piace, le ciabatte sono sempre quelle di prima. Non ti fai male alla coscia col piede che solite. Oh, lang, blusa Stephen Schull, quella roba lì, su QVC, ma pensa un po', sandali, occhiali va. E filato Lino Lang, sembra un gioco di parole. Lino Lang. Oh, un altro incrociatino con motivi lace. Belle quelle maniche che ci si sformano tutte. Mia nonna mi tirava di quelle ciabattate quando tiravo sulle maniche così, perché la stupidaggine di andare in giro con questi salsiccioni sulle braccia, chi non l'ha avuta, l'abbiamo vissuta quasi tutti. E una bella borsa di paglia con i manici in similpelle o pelle rosa, carino. Sì, è bello il cardigan, la camicetta, la camisella. Ecco, queste ciabatte gommose, interessanti. Ma sandali inuiki, carini. Oh, io poi se mi si vedono le dita ai piedi mi vengono le paranoie. Ma voi quante ne avete di paranoie col vostro corpo? Io andavo sempre con i sandaletti di plastica, così nessuno mi vedeva i piedi. Va bene. Che belle queste sculture. Bellino, dai, il golfino è carino. Volete le maniche? Gliele fate. Lo volete più corto? Lo fate più corto. Lo volete a vestitino? A un certo punto, funfun, fate dei begli spigli laterali. Aumentate, fate un po'. Oh, questi capi sono carini. Vabbè, io sapete che non amo le frange perché me le ritrovo già nei miei capi a telaio. Ecco, le mie frange sono il mio ordito che svetta di qua e di là, che ciondola. E poi penso, mamma mia, ma tutto quel filato io devo impiegare per fare le frange, sono una tigna, lo sapete, no? Eh sì, è un valore aggiunto, ma metterei delle nappine più piccole, fatte da qualcun altro. Ecco, è carina questa rete in movimento, il filato deve essere particolare e questo lang, filato si chiama celeste, ma la maglia è beige, va bene? Vedete che i filati si possono chiamare in tutti i modi, solo che però poi devono corrispondere alle etichette. Puoi chiamarlo anche alga e magari è fatto di pannocchia, che ne so. Va bene, qua abbiamo un altro incrociatino scaldacuore, qua abbiamo quel sandalo col nodo. Va bene, che tengono bene gli allucivali fermi, questi sandali sono carini. Sti calzoni, ma che bellini, questo completo. Che bella quella cassettiera, la vorrei. Se la vorrei, ma te vuoi tutto? Ma io sì, voglio, no, tutto no, quello che mi piace, dico che bello, sì, lo desidero, so desiderare. È una cosa bella desiderare. Ho un altro golfetto classico, larghetto, oversize. Belle manicozze, carino lo scollo, bellino il filato, chissà. Filato Fern Extra Fine Merino e Fern Kid Silk, speriamo. Oh, poi c'è una paura qua. Ho una bella blusetta orientaleggiante, molto trasparente. Ci mettete una canotta sotto, magari una sottovestina, carino. Mi piacciono queste cosine qua con queste scollature, questi laccetti molto indiani. Molto carino, il motivo. Questo lo volete a maglia, fate alla maglia e lo volete aperto, buona fortuna. Oh, filato si chiama nastrino ed è di lana grossa. Oh, abbiamo l'ultimo. Oh, golfino effetto polo, senza bottoni, queste belle costine fitte, magari ritorte. No, non sono ritorte. Che vanno a realizzare questo collo bellino, mi piace il volume, mi piace come sta staccato dal corpo, i calzoncini corti. Ho passato anni a avere solo i calzoncini corti, ma non quelli inguinali che sembravano un po' delle gonnelline corte e pantaloni, perché erano comode con la bambina sempre in collo, così non mi alzava tutte le mie meraviglie. Va bene, finito, ho finito. No, finito, 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 finito. Siete contente? Beh, vi saluto così con 39 minuti ce la caviamo, 40. Ciao, buonanotte!